Buonasera a tutti, siamo arrivati qui con un nuovo video. Oggi, come avevo promesso, vi parlo un po' del mercato delle big della Serie A, iniziando proprio dalla Roma, la mia squadra del cuore, parlando un po' degli acquisti e delle cessioni effettuate durante il mese di giugno, che appunto è stato appena trascorso. Parliamo un po' degli acquisti. Allora, ricordiamo che gli acquisti più importanti, anche per quanto riguarda i milioni pagati, sono appunto Pastore, pagato intorno ai 25 milioni, giocatore secondo me straordinario, trequartista che secondo me nel calcio italiano ha espresso il miglior momento della sua carriera, invece al Paris Saint-Germain, anche a causa della poca possibilità e dei grandi giocatori che aveva alle spalle, non è riuscito, diciamo, a esprimersi al meglio. Poi c'è Justin Kluivert, pagato 17 milioni, come ho già detto anche nei passati video. Giocatore appunto che è una promessa, lo voglio vedere nel calcio italiano. Ovviamente ha giocato in un campionato molto più semplice che delle divise, però secondo me è un giocatore su cui la Roma deve puntare, come deve puntare anche su molti giovani, guardando anche la prospettiva. Poi ci sono, vabbè, i riscatti di De Frel e Schick, che comunque devono ovviamente migliorare per quanto riguarda le prestazioni, perché a causa anche degli infortuni, ma anche della poca possibilità di, diciamo, di giocare, non si sono espressi al meglio. Però do fiducia specialmente a Schick, mentre De Frel sinceramente penso che non è un giocatore da Roma. Poi c'è appunto Cristante, pagato attualmente 5 milioni, però dovrà pagare la Roma nel 2019 altri 15 più 10 di bonus. Alla fine verrà intorno ai 35 milioni questo giocatore, pagato appunto l'Atalanta. Io non considero Cristante un top player, come diciamo dicono a molti, però secondo me è un buon giocatore che ha effettuato una buonissima stagione con l'Atalanta. Però bisognerà vedere, ovviamente, un giocatore con una squadra molto più importante come la Roma. E poi vi sono gli acquisti, diciamo, a parametro zero, tipo Santon e Zaniolo, che appunto sono venuti dall'Inter nell'operazione appunto di Nainggolan. E poi c'è appunto Marcano, giocatore del Porto, difensore centrale, anche lui è venuto a parametro zero, per poi arrivare appunto a Mirante, che è venuto con l'operazione di Skorupski, dove il Bologna ha dato 5 milioni più Mirante. E infine abbiamo Biandà, l'ultimo acquisto della Roma, pagato 6 milioni, però era una promessa, diciamo, per il futuro. Quindi alla fine il totale degli acquisti della Roma, attualmente siamo solamente a giugno, è di 82,95 milioni di euro. Un mercato per quanto riguarda gli acquisti straordinario. Ovviamente mi aspetto ancora qualcosa, ma fino adesso non posso chiedere di più visto che siamo solamente a giugno. Però ovviamente do fiducia a Monchi e diciamo a tutto il resto, perché comunque siamo a giugno e fare questi acquisti secondo me è stata forse la più attiva tra le big sul mercato per quanto riguarda appunto le entrate. E ma bisognerà vedere appunto chi uscirà, perché ovviamente per quanto riguarda la cessione più importante, ricordiamo quella di Nainggolan, pagato appunto, più perché è pagato, sì, abbiamo incassato 24 milioni più appunto Santone e Zaniolo, praticamente un'offerta complessiva di 38 milioni di euro che appunto Monchi ha accettato. Poi ovviamente vi sono anche le altre vendite, come appunto Skorupski, come ho già detto, al Bologna per 5 milioni. Poi abbiamo anche Tumminello all'Atalanta, sempre per 5 milioni. E poi abbiamo appunto Zukanovic e altri giocatori intorno ai 2 milioni. Alla fine, praticamente, l'incasso complessivo per quanto riguarda la vendita è attualmente di 41,2 milioni di euro. Ovviamente ricordiamo che la Roma ha anche effettuato una stagione grandiosa con la passata, dove ha riscosso più di 100 milioni per quanto riguarda sia la Champions che la Serie A. Ma bisognerà vedere appunto nel mese di luglio chi comprerà. Ovviamente mi aspetto almeno un centrocampista esperto. Esperto, perché comunque deve avere già, secondo me, in possesso le qualità per giocare in Champions. E poi diciamo che più o meno la squadra ci sta, forse, non lo so, forse un terzino destro nel caso in cui se ne vada Florenzi servirebbe. Però diciamo che attualmente non mi posso lamentare, e do un bel 7 alla mia squadra per quanto riguarda il mercato di giugno. Ora bisognerà vedere luglio in base agli acquisti e alle cessioni che farà, però attualmente gli do un 7. Quindi Wagnu, questo video può finire qua. Vi ho parlato oggi della Roma, poi diciamo in giornata, non in giornata, in altre giornate vi parlerò anche delle altre squadre. Domani vi porterò il video dei quarti di finale mondiali. Ormai siamo arrivati con Uruguay, Francia e Brasile e Belgio. Secondo me saranno le partite più belle dei quarti di finale.
E niente, quindi ci vediamo domani con un prossimo video. Mi raccomando, iscriviti al canale e lasciate anche questo video se vi è piaciuto. Ciao!